Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi ci troviamo ad Urbino e continuano i nostri speciali a carattere informativo. Oggi parliamo di zootecnia. Parliamo con Flavia, allevatrice di ovi caprini, allevamento biologico. Spiegaci come funziona e in che cosa consiste. L'allevamento biologico è fare allevamento come era una volta, quando ancora non c'era l'industrializzazione, quando gli animali stavano al pascolo, quando non si usavano sostanze chimiche nella coltivazione e quando non si tendeva a abusare dei farmaci per prevenire le malattie, perché gli animali, vivendo in un ambiente sano, tendenzialmente non si ammalano. Per noi in particolare è importante il fatto che gli animali hanno la possibilità di stare all'aperto, di muoversi, di rispettare i ritmi degli animali, per cui da noi vanno tutti in pausa in inverno perché rispettiamo i loro tempi di gravidanza, non forziamo le gravidanze e i parti degli animali, per cui abbiamo una stagionalità del prodotto, cominciamo a produrre in tarda primavera dopo che i capretti hanno avuto il loro latte, perché per noi è anche importante che loro possano avere il loro latte e glielo lasciamo. Non solo gli animali sono sul pascolo, ma noi tendiamo anche a non forzare la loro alimentazione per la produzione. Quindi in realtà noi sulla carta risultiamo imprenditori, ma non lo siamo, perché siamo degli idealisti in fondo. E quindi per noi è importante prima di tutto la salute dell'animale, perché quello vuol dire che crei un prodotto genuino che poi è buono anche per il cliente, per chi lo consuma. Abbiamo parlato, Flavia, della bellezza e dell'importanza dell'allevamento biologico. Ora vediamo anche però dal punto di vista di voi allevatori quali possono essere le problematiche. E essere seguiti da un ente certificatore significa fare un sacco di carte ed è veramente impegnativo. Tra l'altro, come tutte le cose che i controlli, non solo quelli biologici, ma anche i controlli dell'ASL, eccetera, sono sempre pensati per la grande industria. Per cui in realtà, cioè, noi con le nostre 3 mucche e 25 capre dobbiamo fare gli stessi controlli, abbiamo la stessa mole di lavoro a fare tutta la burocrazia, eccetera, di un grande imprenditore che ha 300 mucche. E questo ha un grosso impatto anche sui costi, perché c'è, per il controllo bio per esempio, c'è una quota fissa che è uguale per noi come per un grande allevatore, e quindi per i piccoli produttori tutti questi controlli eccetera hanno un grande impatto. Noi abbiamo fatto una scelta di vita, di stare e vivere in questa maniera, e quando l'abbiamo fatto non avevamo tenuto conto di tutta la parte burocratica, che in effetti un po' ci pesa, e tutti gli anni se ne aggiunge sempre di più. Da noi funziona abbastanza bene perché facciamo il prodotto dal campo fino alla produzione del latte e alla lavorazione del latte, e quindi in realtà abbiamo poche spese, nel senso che compriamo, a parte qualche cereale, compriamo pochissimo esternamente. Altrimenti chi fa biologico deve comprare ovviamente prodotti biologici, che a loro volta hanno un costo superiore. Tra l'altro non sono facili da trovare, per esempio quando noi dobbiamo comprare le sementi per i campi facciamo molto fatica a trovare un prodotto biologico, quindi è veramente difficile trovarli, sì, perché c'è poco in realtà a disposizione in questo momento, ed ha un costo molto elevato rispetto ai cereali normali, tradizionali. La nostra scelta di rispettare i ritmi degli animali implica anche il fatto che perlomeno con le capre noi non produciamo tutto l'anno, cioè rispetto a chi controlla le nascite, ha una scalarità delle nascite e quindi può offrire un prodotto tutto l'anno, noi invece abbiamo sempre una pausa invernale in cui non produciamo. Le mucche è un po' diverso perché abbiamo 3 animali e cerchiamo di alternare le nascite. Invece le capre per loro natura tendono a partorire tutti nello stesso periodo. Abbiamo analizzato i vantaggi e anche le problematiche legate all'allevamento biologico, e chiaramente anche i costi sono maggiori rispetto ad un allevamento tradizionale. Rispetto a che cosa?
Beh, certamente la certificazione bio ha un suo costo, quindi noi abbiamo una quota fissa da pagare tutti gli anni per la certificazione e per i controlli. E poi dopo ci sono ovviamente le spese, che tutte le cose che noi compriamo per gli animali eccetera devono essere certificati che sono adatti per la coltivazione, per l'allevamento biologico. E queste cose, quindi a loro volta certificate, hanno anche loro un costo superiore. Inoltre gli animali al pascolo mangiano al pascolo, quindi si potrebbe avere l'impressione che costi di meno tenerli al pascolo. In realtà per tenerli al pascolo ci vogliono i recinti per proteggerli, la manutenzione dei recinti, quindi è tutto un tempo in più per la cura, la manutenzione del pascolo, poi la coltivazione del pascolo, la rotazione del pascolo, sono tutti degli sforzi che noi facciamo in più, che facciamo volentieri, però diciamo è comodo avere gli animali stabilizzati nelle stalle, che non escono mai e che mangiano solo quello che tu gli dai tutti i giorni, le stesse cose eccetera. Noi dobbiamo sempre controllare, verificare se i pascoli stanno bene, se gli animali stanno bene, fare le nostre valutazioni. Avere gli animali al pascolo significa anche maggiori rischi, poi avere il rischio di una capra che si rompa una zampa, ma anche un rischio più concreto dei lupi, per esempio, che noi per adesso abbiamo scampato grazie ai recinti elettrici, però noi lo temiamo sempre questo pericolo. Da Urbino e dall'allevamento degli ovi caprini per il momento è tutto. Vi do appuntamento al prossimo speciale.